Introdotto da Cristiano Re, responsabile dei progetti per il territorio della Fondazione ENI Enrico Mattei, il presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, partecipando all'inaugurazione dell'Orto Sociale Anemoli, nato proprio dalla collaborazione tra la Fondazione e la Regione Basilicata ed altri partner, in progetti realizzati con i fondi derivanti dall'accordo di programma siglato tra ENI e Regione Basilicata nel 2014 per l'erogazione delle annualità pregresse del protocollo d'intenti del 98, ha risposto così. La vigilia di Pasqua, Cristiano, ha deliberato la sospensione delle attività del centro senza perdere un secondo, riflettendo ma con grande determinazione, provando a dire: questa risorsa o rappresenta un valore aggiunto per la nostra regione e rappresenta un valore aggiunto se innanzitutto viene impiegata all'interno della tutela dell'ambiente, dei luoghi e della salute, altrimenti non rappresenta un valore aggiunto. Per cui noi siamo anche capaci di rinunciare alle royalties, a ciò che produce l'utilizzo di questa risorsa, anche a mettere in crisi il bilancio e le finanze della nostra regione, come sta accadendo, ma la tutela dei cittadini lucani viene prima, nel rapporto, voglio dire, di rispetto che c'è dei ruoli, viene prima rispetto a qualunque altra cosa. Se poi riportiamo in scala, voglio dire, questa posizione che fa della Basilicata, diciamo, un luogo di opportunità e prova a diffondere un'esperienza straordinaria come quella che stiamo, per cifra di civiltà, che stiamo consumando qui a Nemoli, e se provassimo a dire che attraverso questa esperienza, purtroppo inedita in Basilicata e nel Mezzogiorno d'Italia, potremmo dare anche un'idea diversa dell'utilizzo di quelle risorse e di quel patrimonio, potremmo scrivere una pagina altrettanto inedita per la nostra regione, non soltanto per questo territorio.